Eccoci. Grazie ancora a tutti voi. MoveUp è un network di associazioni e organizzazioni politiche che si sono mobilitate in occasione del G20 che si tiene in Italia. E ieri abbiamo fatto una manifestazione in piazza per manifestare appunto contro l'indecenza con cui i venti potenti della Terra stanno affrontando la pandemia. E con noi stasera abbiamo ospiti internazionali che vengono da diverse parti del mondo, europee, dal Brasile, dall'Africa, e con loro affronteremo un po' la questione, quali sono i passi che dobbiamo ancora fare, qual è la condizione che stiamo vivendo in questa crisi pandemica, come l'Europa e il mondo affronta la crisi e quali sono le soluzioni che pensiamo siano necessarie ed urgenti prendere. Ringrazio innanzitutto gli ospiti, purtroppo non abbiamo una traduzione simultanea e quindi mano a mano che parleranno avremo delle traduzioni consecutive che permetteranno a chi non parla le lingue francese o inglese di ascoltare anche l'italiano. L'introduzione che pensiamo sia necessario fare è quella appunto di focalizzare su questa questione della sanità. È evidente che la pandemia ha mostrato una complessità di temi e una. Pronto? Ecco, è arrivato anche Riccardo Petrella, che Sì, scusi, scusa, niente, siamo già in diretta, quindi riprendo esattamente da dove ho interrotto, cioè pensiamo che la questione della pandemia sia sì una questione sanitaria, ma che coinvolga aspetti molteplici della vita di tutti i giorni e che sia un nostro dovere trovare anche le forme di analisi e le radici di questa crisi che ci troviamo a vivere. Per questo con Riccardo Petrella, con tutti voi, abbiamo immaginato questo appuntamento proprio per costruire anche un'agenda per i prossimi mesi, per il prossimo futuro, che rimetta al centro i diritti alla salute, ma il diritto alla vita, così come il diritto a una giustizia sociale che renda più giusto vivere, più sano vivere in questo pianeta. Io do subito la parola a Riccardo Petrella che con noi ha organizzato questo movimento, questo insieme di associazioni che si sono incontrate proprio per costruire quest'altra agenda. Riccardo, a te la parola. Sì, grazie Roberto. Chiedo scusa per i 2 minuti di ritardo, ma non so cosa è successo sul piano tecnico. Nel frattempo ho anche ricevuto una telefonata da parte di Alassane Ba, in questo momento si trova al Burkina Faso e mi ha segnalato che le comunicazioni possono essere difficili, ma sta tentando di mettersi in contatto con noi. Vi ricordo che Alassane Ba è un senegalese e che dirige il centro di analisi umanitaria delle professioni farmaceutiche in Francia. On m'avait demandé également de parler français, en honneur aussi à nos autres étrangers, Manon, Marc Boutenga, Armando, etc., que je salue chaleureusement et pour certains d'entre eux affectueusement également. Vous avez déjà reçu les documents, donc j'essaierai d'être libre, d'être court. Au fait, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, au mois de mai, le 18 mai,
Vous vous rappelez qu'on avait analysé les questions de comment faire sauter les cadenas dans lesquelles l'humanité est emprisonnée depuis longtemps, en particulier dans les domaines de la santé, et que nous avions rapidement passé en revue les 10 commandements, les 10 commandements qui étaient un peu des orientations sur lesquelles tous, nous toutes et tous, étions d'accord. Je ne sais pas si Roberto peut faire apparaître maintenant simplement la page de ces 10 commandements, si on peut les mettre du mémorandum, parce que comme ça rappelle l'essentiel et je serai très rapide alors. Un moment. Ça, c'est la conclusion, page 17. Alors, il faut aller à page 17. Oh, non, reviens, oui. Vas-y, page 17. Vas-y, 17, 17. Vai, veloce. Vai veloce. Eccole qui. Quindi 10, le 10 engagements, si on peut essayer d'élargir un tout petit peu, mais enfin de grandir, c'est magnifique. Et quel technologiste là tu es. Et alors, comme vous voyez, les feux de ces 10 commandements étaient répartis en deux parties, en deux blocs. C'était la connaissance, le bloc de la connaissance et le bloc de la finance. Et c'est effectivement notre réunion d'aujourd'hui porte sur la connaissance. Comment faire en sorte que nous puissions entamer un processus qui devrait nous amener à la fin d'octobre, lorsqu'il y a la conclusion du G20 et l'ouverture de la COP 26, comment nous, on peut essayer de proposer une démarche pour les moyens et le long terme axée sur comment libérer la connaissance de l'emprise propriétaire presque totale que les dominants ont acquis. Pensez par exemple les brevets sur les semences, le problème agricole, le problème de l'alimentation est passé donc du champ des champs du travail au labo. Pensez aux brevets sur les vivants, les médicaments, et bien tous les problèmes des relations humaines, des relations entre les humains et la nature, et passer du monde de la nature, du monde des êtres humains, et passer au savoir financier, à la bourse, ainsi de suite. Alors l'idée que les communiqués de presse ont essayé de mettre en relief, c'est de dire que la puissance finalement du système dominant repose dans une inversion radicale de la nature de la connaissance. La connaissance est devenue un bien économique appropriable à titre privé pour des buts lucratifs, selon une logique de maximisation de la rentabilité financière à court terme. Et c'est ça la puissance sur laquelle repose la capacité de contrôle et d'orientation des pouvoirs privés et qui ont réduit presque à des sujets d'enregistrement des décisions prises ailleurs les pouvoirs publics. C'est donc comment les pouvoirs publics, qu'en principe pour lesquels en principe nous serions des promoteurs, des défenseurs dans la fonction de la justice, de la démocratie, de la liberté, etc., nous puissions contribuer à bâtir un processus dans le long terme de récupération de l'autonomie culturelle de l'humanité en sa réappropriant dans la définition, le pansement de la connaissance dans tous les domaines. Et voilà un peu, Pardon. et j'ai terminé, et voilà donc la proposition à faire. Si nous pouvons organiser à la fin de septembre, deux web séminaires dans lesquels on travaillerait sur la crise de la connaissance d'un séminaire et l'autre séminaire
da comment reconstruire une autre agenda à partir de la connaissance. C'est terminé alors avec la conférence du 27 octobre pour un autre agenda, la connaissance. Merci. Riccardo, adesso ti tocca ripeterlo in italiano, magari soltanto le cose più importanti, in modo che anche chi ci ascolta dall'Italia possa capire. Vuoi che traduca questo in italiano rapidamente? Sì, sì, esatto, un breve sommario. L'idea allora è breve in italiano, è di dire che avevamo concluso il 18 maggio sull'importanza dei 10 impegni e avevamo visto che i 10 impegni si strutturavano attorno a due grappoli d'uva, al grappolo d'uva della conoscenza e al grappolo d'uva della finanza, che oggi le cose vanno insieme. E da lì allora siamo giunti al comunicato stampa per questa conferenza di oggi, dicendo che il potere dei dominanti è soprattutto fondato su un cambiamento radicale e totale della natura della conoscenza, resa oramai solamente non solo un bene economico mercantile, ma attraverso i brevetti è diventato anche un avere finanziario. Ma il valore del brevetto non è per quello che fa, il valore del brevetto è quanto vale sui mercati finanziari. E quindi la capitalizzazione borsistica delle imprese è l'espressione oggi della traduzione della natura e della conoscenza in termini finanziari. Per questo è importante la capitalizzazione borsistica. Da questo è emerso nei nostri contatti l'idea che era importante allora di avanzare su un approfondimento di cosa può fare la sinistra del mondo, a partire anche dalle proposte europee, per recuperare l'autonomia di pensiero. Ricordatevi Gramsci e l'egemonia culturale del capitalismo. E quindi è come recuperare l'umanità una capacità autonoma di pensiero della conoscenza. La conoscenza, sappiamo, è lo spirito della vita, la conoscenza è più che la scienza, è più che la tecnologia, e invece i dominanti hanno ridotto la conoscenza solo a scienza esatta, solo a tecnologia utile, solo a tecnologia di potere, di dominio. Ed è per questo vi proponiamo iniziare un percorso a medio e lungo termine che cerchi di definire un'altra agenda per il divenire, un'altra storia per il divenire della vita sulla Terra, a partire da un ripensamento radicale della conoscenza. I due webinar della fine di settembre, per cui vi proponiamo di dare suggerimenti, non solo i partecipanti, nomi di persone che dovrebbero essere invitate, e i due webinar del fine settembre dovrebbero poi portarci a noi insieme, un mese dopo, a fare una prima, veramente preliminare proposta di un'altra agenda, la conoscenza, la vita e il mondo. Ecco, questo un pochino era lo scopo della riunione di oggi, ma ben inteso era lo scopo iniziale. Poi tutti voi avete tutte le vostre proposte per fare altre cose, altra agenda, quindi era un pochino per iniziare questo lavoro di percorso insieme. Grazie. Grazie Riccardo. Do subito la parola a Manon, che con noi, anzi, ci rappresenta nel nostro Parlamento europeo e ci sentiamo rappresentati da lei come da Marco, che ringraziamo ancora di essere qua con noi. Marc e Manon, la parola a te. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Je vais essayer d'intervenir par phrase rapide pour faciliter la traduction, de découper mon intervention, ce qui évitera des exercices de mémoire difficiles. Bon, comme vous le savez, notre groupe au Parlement européen, de la gauche au Parlement européen, a été sur le devant de la scène et le devant de la bataille
pour la levée des brevets sur les vaccins. Et notre analyse était assez simple, qui consistait à dire que tant que les laboratoires pharmaceutiques ont le monopole de production des vaccins, alors la planète entière ne pourra pas être vaccinée. Alors l'épidémie continuera de muter et reviendra comme un boomerang. Et par ailleurs, évidemment, ça continuera à des inégalités vaccinales énormes quand on sait que en moyenne, dans les pays à faible revenu, on en est à moins de 2% de taux de vaccination, alors qu'on est à plus de 60% dans les pays où les revenus sont les plus élevés. Je m'arrête là pour la première traduction. Sì, allora Manon ci ha raccontato di come il gruppo parlamentare della sinistra sia protagonista nella battaglia sulla questione del togliere i brevetti e i vaccini, perché è del tutto evidente che se non si tolgono i brevetti privati delle multinazionali sui vaccini, non tutto il pianeta verrà vaccinato, ma continuerà ad essere come adesso, che i paesi ricchi del nord hanno accesso ai vaccini, mentre quelli poveri non hanno accesso. Ma se questo avverrà, evidentemente l'epidemia non si riuscirà a combattere, perché come in altri casi il Covid non si batte in un paese solo, lo si batte se c'è una battaglia generalizzata. E per questo il gruppo parlamentare della sinistra, di cui Manon è co-presidente, ha fatto una battaglia a fondo per il superamento dei brevetti sui vaccini. Merci beaucoup, je vais continuer, et bravo pour l'exercice de traduction. Désolée de ne pas parler d'italien aussi bien que je le voudrais. Et donc, si on part de ce constat, on voit que l'attitude de l'Union européenne, ça a été une attitude assez classique dans ses relations aussi internationales, qui est une forme de charité, avec la mise en place, on l'a vu, notamment l'initiative COVAX, qui a été soutenue par l'Union européenne, avec un écart majeur entre les promesses de dons de vaccins et la réalité. On est de mémoire, c'était plus d'un milliard de doses qui devaient être distribuées, mais jusqu'à présent, on n'en a qu'un peu plus de 200 millions qui ont été distribués aux pays du Sud. Mais surtout, le cœur du problème, c'est qu'on reste dans cette logique du marché qu'on essaie d'adapter, avec une vraie hypocrisie de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi du gouvernement italien et de l'Union européenne, qui en réalité refuse de faire de l'accès aux vaccins en Afrique et dans d'autres zones du monde une priorité, et qui refuse d'enlever le monopole de production à quelques laboratoires pharmaceutiques dont on a vu à quel point ils se sont enrichis pendant cette crise sanitaire, avec des profits records et des dividendes aussi records versés à leurs actionnaires. Sì, l'Unione Europea, a differenza di che cosa ha proposto il gruppo della sinistra, si è invece rapportata al tema della pandemia del Covid in modo classico, e cioè attraverso la logica della carità. L'Unione Europea ha detto che avrebbe pagato per avere dei vaccini da dare ai poveri. Ovviamente questo si accompagna con una cosa vergognosa, che non solo questa logica non funziona, ma l'Unione Europea ha promesso che avrebbe dato un miliardo di vaccini, invece siamo a 200 milioni. Quindi da un lato c'è la propaganda, perché non viene fatto quello che viene promesso. In secondo luogo, questa logica della carità, cioè di comprare i vaccini dalle multinazionali, non funziona, perché da un lato impedisce nei fatti al continente africano di accedere effettivamente ai vaccini, dall'altra continua e prosegue il monopolio vergognoso delle multinazionali del farmaco, di Big Pharma, che continua a fare soldi su questi vaccini. E quindi la logica dell'Unione Europea è completamente sbagliata, perché è inefficace rispetto ai vaccini ed è garantisce i profitti e i privilegi alle multinazionali. Et peut-être, pour ne pas être trop longue, parce que je sais que la traduction est pénible, nous, qu'est-ce qui a été notre combat dans tout ça? C'est de se battre depuis le début pour la levée des brevets sur les vaccins. On n'était évidemment pas les seuls à mener la bataille aux côtés des ONG
notamment à l'échelon international. Force est de constater qu'au Parlement européen, nous étions bien seuls au début, mais nous avons quand même réussi à faire adopter deux amendements qui affichaient clairement le soutien du Parlement européen à la levée des brevets. Et je le dis, malgré la pression des lobbies. Et puis ensuite, on a réussi à faire voter une résolution du Parlement européen sur laquelle la droite a tenté d'affaiblir le message, mais qui reste néanmoins assez clair sur la nécessité de lever les brevets sur les vaccins. Et ce leitmotiv pour nous derrière, qui est important et qui était un peu aussi la campagne commune qui a été menée au niveau européen, qui était de dire pas de profit sur la pandémie. Et je le disais, quand on voit à quel point les laboratoires pharmaceutiques se sont engraissés, je pense par exemple à Pfizer qui a accumulé plus de 33 milliards de bénéfices sur la pandémie. Et donc pour conclure, pour nous le combat majeur, c'est comment on transforme ce soutien du Parlement européen à des actes, parce qu'on a vu à quel point à la fois la Commission européenne et les États membres de l'Union européenne, à commencer par la France et l'Italie, parlaient beaucoup en public et faisaient autre chose en privé. Et que ce combat est plus que jamais d'actualité à l'heure où on parle d'une troisième dose de vaccination pour l'ensemble des populations, alors même qu'une grande partie de la population mondiale n'a même pas eu accès à une seule dose. L'enjeu pour nous est de réussir à traduire cette bataille. On sait à quel point le G20 a été décevant de ce point de vue-là, et vous en parliez en introduction. La bataille doit se mener aussi auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et je vais au-delà pour conclure. Pour moi, c'est une brèche qui est ouverte pour s'assurer que la santé ne soit pas un marché comme un autre, mais que ce soit bien un bien commun. Et que s'il y a une leçon à tirer de cette pandémie, je pense que c'est bien celle-là. Et je m'arrête là en vous remerciant à la fois pour l'organisation et pour la traduction. E il gruppo della sinistra in Parlamento europeo, quando ha cominciato la battaglia, era solo praticamente su questa cosa. Ma invece, sia per la campagna fatta all'esterno del Parlamento, sia per la capacità di lavoro politico nel Parlamento, alla fine si è riusciti ad aggregare anche altre forze. E da questo punto di vista è importante che si sia riusciti a livello di Parlamento europeo ad avere delle risoluzioni, in particolare una sulla questione del no a profitti sulla pandemia. Ora, è evidente che la destra ha cercato di ridurre la portata di queste risoluzioni, ma questa è una cosa importante. E quindi adesso, avendo conquistato una risoluzione in Parlamento europeo che va nella direzione giusta, non è sufficiente, ma è utile in questa direzione. Adesso il problema è che la Commissione europea e gli Stati facciano queste cose che si sono dette in Parlamento europeo. E non è vergognoso che la Commissione europea praticamente non tenga conto di questa risoluzione del Parlamento europeo. Per cui c'è una battaglia da fare per riuscire a far applicare quello che è il frutto di una battaglia parlamentare che ha portato a una risoluzione positiva. In questo quadro è assurdo che si discuta della terza dose di vaccino in Europa, nei nostri paesi, e che dall'altra la maggioranza della popolazione mondiale non abbia ancora avuto nemmeno una dose. E quindi questa è la battaglia da fare sulla diffusione, sul superamento dei brevetti. Questa battaglia va fatta anche nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e appunto la risoluzione del Parlamento Europeo è stato un passo positivo che va valorizzato, ma non dice, dice questa qui è un pezzo di questa battaglia più generale che noi continueremo a fare per far sì che la salute non venga considerata una merce come un'altra e che quindi non ci sia questa vergognosa attitudine a costruire un mercato sul malessere delle persone. La salute deve essere un diritto e non una merce da vendere dentro un mercato. Questa è la battaglia più generale e per questo ringraziamo Manon per essere intervenuta e per il suo intervento. Grazie Manon, grazie davvero, merci. Siamo sicuri che ci rincontreremo e continueremo insieme le battaglie comuni. E do adesso la parola a Vittorio Agnoletto, che è con noi, sta
portando avanti questa battaglia con la raccolta delle firme sull'iniziativa dei cittadini europei proprio per cancellare i brevetti dai vaccini per il Covid-19, una battaglia seppure parziale che è utile per inceppare questo rapporto malato tra la politica e gli affari, il business. Vittorio? Grazie Roberto, grazie a tutti, a Riccardo, a tutti quanti e in particolare un grande saluto a Manon, a Marche e Armando, che siamo accomunati da grandi battaglie e da tanto tempo. Io poi rivolgendomi ad Armando dico anche che spero che appena ci lascerà un po' di respiro questa pandemia riusciremo a organizzare un altro forum mondiale della sanità, perché ce n'è assoluta urgenza e necessità. Io comincio questo mio intervento dicendo che nonostante non sia più un ragazzino e ne abbia viste e passate tante, la conclusione del G20 sulla salute resa pubblica pochi minuti fa è una cosa veramente scandalosa e indecente. Riprendo le parole di Gianni Tognoni, epidemiologo, segretario generale a livello mondiale del Tribunale Permanente dei Popoli, che ha detto che le decisioni del G20 e delle grandi aziende farmaceutiche portano come conseguenza un genocidio. La situazione è veramente pesante ed è incredibile assistere e guardare nelle riprese televisive la faccia soddisfatta, sorridente dei ministri, a cominciare dal nostro ministro della Salute, perché è stato approvato il Patto di Roma, finalizzato a rendere i vaccini disponibili a tutti, con le due nuove parole che diventeranno il mantra a livello mondiale nei prossimi mesi quando si parla di salute, One Health, una sola salute. Il problema è che dietro a questo Patto di Roma e a queste due parole non c'è assolutamente nulla. E se Gianni Tognoni l'ha definito l'avvio, un percorso verso il genocidio, è uscito pochi minuti fa una dichiarazione di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele, che fa parte del nostro comitato per l'ICE, per la raccolta di firme a livello europeo, che Don Ciotti dice la guerra non si fa solo con le armi. E quella che hanno scatenato queste istituzioni è una guerra che produrrà anche lei tanti e tanti morti. Si sono rifiutati perfino di discutere la possibilità di appoggiare la moratoria temporanea per 3 anni dei brevetti sui vaccini proposta da India, Sudafrica, con supporto di oltre 100 paesi. Non è stata nemmeno presa in considerazione. Ancora una volta parlano di donazioni, di sostituire al diritto e alla giustizia l'elemosina e la carità. Non è giusto come principio, non è quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti universali, non è quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti economici e sociali e tantomeno quanto è inserito nella Carta fondativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non solo non è giusto, è ridicolo e non credibile questo rifarsi alle donazioni e agli atti di volontà. Poche ore prima che comunicassero questa decisione, c'era stato un intervento del rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha detto che
il 75% dei vaccini prodotti al mondo sono stati finora accaparrati unicamente da 10 paesi. Tra questi 10 paesi sono italiani, quindi è bene che lo dica, c'è anche il nostro paese. E in Africa si arriva al 2% delle persone vaccinate. Ma c'è anche un altro aspetto. Non so chi di voi ha potuto documentarsi in questi giorni per vedere cosa accade in Israele. In Israele stanno discutendo della necessità della quarta dose, neanche della terza che già stanno facendo, di una quarta dose. Allora qual è lo schema che emerge? È molto semplice. Da una parte il sud del mondo, abbandonato a se stesso, con milioni e milioni di potenziali morti, e dall'altra parte l'emisfero nord-occidentale dei paesi più ricchi, costretto periodicamente, ogni 6 mesi, ogni 9 mesi, ogni anno, bisognerà stabilirlo, ad acquistare centinaia di migliaia di milioni di dosi da Big Pharma a prezzi sempre maggiormente elevati, con risultato quindi oltretutto di gravi conseguenze economiche su economie che sono già in crisi. Oltre al fatto che è evidente, ma questo lo ripetiamo in continuazione, che se non arrivano i vaccini in tutti gli angoli del mondo, il virus si diffonderà, si svilupperanno nuove varianti maggiormente aggressive che arriveranno anche da noi, e non è detto che noi saremo in grado di avere dei vaccini in grado di contrastarli. Lascio a Paolo la traduzione e poi riprendo. Non penso che... Ah, non la facciamo noi la traduzione? No, era soltanto... Va bene. Allora vado avanti velocemente, scusate. Allora, questo è lo scenario che abbiamo di fronte in questo momento. Aggiungo che da parte delle grandi multinazionali produttrici di vaccini l'obiettivo è chiarissimo, non è l'eradicazione del virus, è trasformare la pandemia in endemia, obbligando i paesi ricchi a ricomprare periodicamente nuovi vaccini. E qui oltretutto anche da un punto di vista sanitario la confusione è tremenda. La terza, la quarta dose sarà fatta verso quale variante del virus? Oggi ci occupiamo del Delta, ma domani arriverà la Epsilon, la Lambda e via dicendo, cioè varianti che già stanno girando. E allora bisognerà che le industrie producano altri vaccini, aggiornati, ce la faranno, non ce la faranno. Avremo una parte della popolazione con un vaccino per una variante, un'altra con un'altra, in un caos assolutamente totale. E non solo, tutta la macchina economica è stata rivolta verso l'acquisto unicamente dei vaccini a mRNA. Perché? Perché sono in itinere da anni delle ricerche per applicare questa tecnologia, qui Riccardo parlava di scienza, quindi andiamo oltre i vaccini, per applicare questa tecnologia al futuro della medicina in tutto il campo farmaceutico. E quindi la pandemia è un'occasione unica per le grandi aziende per verificare la flessibilità di questa tecnologia e la possibilità per questa tecnologia di occupare l'insieme dello spazio delle terapie della medicina. Ecco il motivo per cui non si prende in considerazione lo Sputnik, ecco il motivo per cui non viene riconosciuto in Europa il vaccino cubano. Quindi abbiamo persone che rientrano dopo essere state a Cuba, aver fatto il vaccino e qui risultano non vaccinati in una situazione di limbo perché non sanno neanche se devono essere rivaccinate con il rischio di una risposta immunitaria troppo forte, via dicendo. Ma tutto per una questione specifica di mercato. A questo si aggiunge, oltre alle bugie raccontate del potere politico, la totale sudditanza della stragrande maggioranza del mondo mediatico e del mondo scientifico a questa ipotesi. Allora io credo veramente che il ruolo dei movimenti sociali, il ruolo delle associazioni che si occupano di salute, il ruolo delle forze politiche di sinistra, che si vogliono battere contro questa forma esasperata, oltretutto di neoliberismo, sia un ruolo fondamentale. E come però noi abbiamo detto a Genova, non abbiamo di fronte
un tempo infinito. Abbiamo davanti a noi un tempo estremamente limitato e dobbiamo far vivere nella quotidianità lo slogan che abbiamo lanciato a luglio, tornando a Genova dopo 20 anni: voi la malattia, voi 8,5% del mondo che possedete l'85%, l'86% della ricchezza, la malattia, e noi, la cura, l'unica cura possibile. Condivido quanto diceva Riccardo, e cioè che questa sfida che stiamo vivendo in questi giorni è qualcosa che va oltre la pandemia, che va oltre i vaccini e che va anche oltre la medicina, perché in discussione c'è proprio il ruolo della scienza e il rapporto tra la scienza e il mondo politico e il mondo della comunicazione. Per questo io credo che momenti, quello che stiamo vivendo noi oggi, siano veramente estremamente importanti. Certamente però devono trasformarsi in mobilitazione, e io colgo l'occasione per dire che, come abbiamo deciso luglio, anche su questi temi saranno, anche questi temi saranno al centro della grande mobilitazione che ci sarà in Italia, possibilmente a Roma, con una grande manifestazione proprio alla fine del mese di ottobre. Grazie Vittorio. Hai ricordato Genova, hai ricordato anche i movimenti che in quegli anni già denunciavano quello che sarebbe accaduto. E noi oggi siamo dentro questa pandemia proprio per la mancanza di una mobilitazione a livello globale, soprattutto purtroppo, ahimè, anche nel nostro paese, che abbia avuto la capacità di contrapporsi alla fase non soltanto della pandemia, ma già prima della pandemia. Per fortuna nel Parlamento europeo abbiamo delle presenze che parlano italiano. E quindi chiedo a Mark, che ormai abbiamo adottato come nostro parlamentare al Parlamento europeo, di raccontare un po' anche il suo punto di vista, quello che sta facendo, le battaglie che stiamo facendo insieme nel Parlamento e fuori dal Parlamento. Mark, a te la parola. Grazie, spero il suono sia buono, mi sentite bene? Sì, tutto ok, grazie. Allora, innanzitutto ovviamente grazie per l'invito, grazie per anche l'organizzazione di questi eventi, cioè quello di oggi e quello di ieri, che sono ovviamente importanti. Cioè, penso che Vittorio sia Manon abbiano spiegato, diciamo, in modo molto, molto chiaro perché questa, per esempio, sospensione dei brevetti sia assolutamente fondamentale. Fondamentale non solo per un motivo di giustizia, ma anche fondamentale per un motivo semplicemente di, come dire, di salute pubblica. Nel senso, se vogliamo sconfiggere la pandemia, se vogliamo sconfiggere il virus e le varianti, allora, e lì si tratta ovviamente di salvare vite, ci serve la sospensione dei brevetti e, diciamocelo, il trasferimento tecnologico, cioè la condivisione delle tecnologie utili contro il Covid con il resto del mondo. Ma allora ci viene, secondo me, da chiedere, perché abbiamo fatto tutta questa battaglia, la stiamo ancora facendo, perché non si fa? Cioè, c'è una coalizione, se si può chiamare così, che va dall'Organizzazione Mondiale della Salute al Sudafrica, da una buona parte, diciamo, dei presidenti, ma anche di attivisti per la salute. Insomma, c'è un accordo, non lo voglio chiamare, però comunque una convinzione abbastanza diffusa e che la sospensione o la leva dei brevetti sia assolutamente non solo necessaria ma anche urgente. E ci viene da chiederci, ma allora perché non si fa? Perché noi abbiamo visto in Parlamento, effettivamente siamo riusciti a far passare questa risoluzione, però abbiamo capito che la Commissione europea
difende nei corridoi il fatto che questo voto in realtà non ci sia stato, cioè incoraggia altre istituzioni ad ignorare il risultato di questo voto, dicendo no, ma ci sarà stato un errore, no, ma quell'emendamento è passato con uno o due voti, eccetera. E quindi praticamente la Commissione europea sta ignorando il voto del Parlamento. Ma perché? Semplicemente, secondo me, ed è una realtà che dobbiamo capire benissimo, che c'è qui in Europa, a livello dell'Unione Europea, ma anche a livello nazionale, lo dico sempre, anche a livello dei governi e dei partiti tradizionali, c'è questa, come dire, questo fatto che si ascoltino non solo e non magari in primo luogo le lobby, il lobby farmaceutico, che sia Farmindustria, che sia qualcun altro. Ma in modo generico che ci sia proprio un legame organico fra il potere politico e il potere, se vogliamo, economico o delle multinazionali, adesso come la vogliamo chiamare. Quello a livello europeo si vede in modo molto chiaro, cioè si vede come la costruzione europea è stata sviluppata, pensata anche da quello che chiamano la tavola rotonda degli industriali europei, che hanno dato un certo format a questa costruzione europea. E vediamo che a livello europeo il neoliberismo, praticamente la forma o l'incarnazione del neoliberismo è stata la sottomissione totale dello Stato al capitale. E vediamo che quindi tutto il dibattito politico, tutti i testi, le leggi europee, eccetera, che vengono approvate, vengono praticamente fatte con uno scopo, non unico, però uno scopo prioritario di, servire prima, quello che si chiama qui comunemente la competitività delle grandi imprese, però che praticamente sono i profitti e, i dividendi per gli azionisti, no? Lì ci sono degli esempi molto concreti, dove per esempio per il clima si possono prendere solo le misure che possono anche essere utili per il clima, ma che non possano toccare in nessun modo i profitti delle grandi imprese o la competitività delle grandi imprese. E per esempio in quel caso lì non andiamo a condividere neanche la tecnologia, le tecnologie verdi col resto del mondo, il che potrebbe avere un senso, perché uno direbbe abbiamo una bella tecnologia, verde che ci aiuta a lottare contro il cambiamento climatico, lo condividiamo con il mondo intero, così facciamo abbassare le emissioni ovunque nel mondo. Non lo faremo, cioè non lo faremo, io ovviamente sarei favorevole, però l'Unione Europea non lo fa perché vuole proteggere le proprie multinazionali e il dominio, diciamo, mondiale delle aziende europee. Ora, abbiamo la stessa cosa, per esempio, a livello delle emissioni, no? Cioè, quando uno c'ha l'urgenza, l'emergenza climatica, cosa si dovrebbe fare? Imporre alle multinazionali europee di ridurre, le emissioni. Ma è chiaro che lì, si impone qualcosa, si imporrebbe qualcosa alle multinazionali e quindi preferiamo o preferiscono piuttosto, organizzare questo mercato, il mercato del carbonio, come si dice, no? Dove si vendono, si comprano o si danno gratis, diritti di inquinare. E quindi, siccome, c'è questa linea rossa, c'è questo limite, allora l'Unione Europea deve ridurre le ambizioni che ha a livello del clima, cioè piuttosto che andare verso il 65% dell'accordo di Parigi per salvare il clima, per bloccare il cambiamento climatico, si visa adesso a una riduzione del 52-53% delle emissioni per il 2030. Cioè è terribile, praticamente stiamo sacrificando in modo molto, molto letterale il clima sull'altare del profitto, dicendo non possiamo toccare i profitti e quindi dobbiamo limitare le nostre ambizioni in materia climatica. La stessa cosa capita effettivamente con i vaccini, cioè il bisogno del vaccino per tutti è chiaro, però
Per garantirlo adesso servirebbe limitare i profitti o bloccare i profitti delle grandi aziende farmaceutiche, il che non lo vogliono fare. E quindi questa contraddizione profitto, chiamiamolo interesse pubblico, chiamiamolo bene comune, è assolutamente chiaro. Cioè, c'è questa contraddizione nella quale la Commissione europea, ma anche i governi europei, stanno dalla parte sbagliata. La domanda è. Questa è la constatazione, se vogliamo, no? Come cambiarlo? Cioè, è molto chiaro che non è una risoluzione. Io all'epoca della campagna elettorale si diceva sempre: non è con un emendamento che si cambiano le cose. Adesso dobbiamo oggettivamente constatare che non è neanche con una risoluzione al Parlamento europeo che si cambiano le cose. E quindi si possono cambiare soltanto con la mobilitazione, cioè praticamente c'è questo potere loro e davanti a quel potere loro noi bisogna organizzare un contropotere. Quel contropotere significa che coinvolgiamo la gente, che parliamo alla gente con la gente e che riusciamo a mobilitare la gente e ad organizzarla per effettivamente arrivare lì a, come dire, a costruire in modo cioè, organizzato. Un contropotere che possa imporre il cambiamento di cui abbiamo bisogno. E io dico imporre perché non è che ce lo daranno, cioè, lo vediamo, cioè, l'abbiamo chiesto anche in modo, cioè, inizialmente, un anno e mezzo fa, io l'ho chiesto in modo molto cortese, però se non lottiamo, e non lottiamo non noi, cioè nel senso qui in Parlamento facciamo i discorsi, i testi che servono, però se non riusciamo a coinvolgere, a mobilitare la gente che ci sta, che ha gli interessi, che sia per il clima, che sia per il vaccino, che sia per un altro tema, cioè perderemo. E quindi la domanda fondamentale che ci dobbiamo porre è che qualsiasi iniziativa che prendiamo, o che dovrebbe essere al centro di qualsiasi iniziativa che prendiamo, dovrebbe essere come garantire la mobilitazione più ampia possibile, come aprire questa bolla europea e sbilanciare, disequilibrare in qualche modo come dire, le certezze che ci stanno qui. E quello si fa con una mobilitazione, certo, a livello europeo, quindi l'iniziativa dei cittadini europei con le firme può aiutare, perché certo, quando uno raccoglie le firme c'ha chiaramente un impatto, però la pressione va fatta sia a livello europeo, sia a livello nazionale, perché lo vediamo, cioè ci sono tre entità, e finisco su questo, tre istituzioni europee, uno è il Parlamento europeo e lì va fatta una pressione a livello europeo lottando insieme. C'è il Consiglio dove ci sono gli stati membri, i governi e quindi va fatta una lotta a livello nazionale per mettere sotto pressione i governi. E poi c'è la Commissione europea che ascolta sia il Consiglio sia in qualche modo dovrebbe ascoltare, diciamo, la gente. Quindi mobilitandoci, organizzandoci, possiamo cambiare le cose, però è molto importante che questo cioè, non lo dico come slogan, cioè perché significa cambiare a tanti livelli il nostro modo di fare, significa andare dalla gente, con la gente e mobilitarci su temi concreti. E lì voglio magari aggiungere un ultimo argomento che mi sembra importante, che ancora, cioè è più, diciamo, europeo, però non solo, riguarda il prezzo, il costo del vaccino. Perché Pfizer ha già deciso di aumentare il prezzo. Sappiamo da soffiate dagli Stati Uniti che vorrebbero negli Stati Uniti arrivare a 150-175 dollari la dosi. E quindi stanno organizzare pure una rapina della nostra sicurezza sociale, cioè dai fondi pubblici che già abbiamo dato per la ricerca e lo sviluppo, adesso ovviamente ci sono fondi pubblici per l'acquisto di questi vaccini. E quindi stiamo in una situazione dove sia a livello della salute, sia a livello della giustizia, dell'internazionalismo, ma anche a livello della sicurezza sociale, dei fondi, del nostro benessere, cioè in Europa, anche nei paesi membri dell'Unione Europea, è nel nostro interesse lottare tutti insieme. E poi il ruolo che possiamo svolgere noi, che dobbiamo svolgere noi, è quello di dire: ecco, andiamo verso la gente, la coinvolgiamo, lottiamo e imponiamo questo contropotere al più presto possibile. Ecco, vi lascio qui, vi ringrazio ancora una volta, spero di
lo so che parlo italiano, però purtroppo rimango sempre, cioè non è la mia prima lingua, quindi qualcosa avrò sbagliato, mi scuserete. E vi ringrazio e vi auguro ovviamente il miglior successo con l'evento ed il resto della serata. Grazie mille. Grazie, grazie a te Mark, il tuo italiano è perfetto, hai ricordato anche la campagna dell'ICE, ricordo anche per chi ci ascolta la possibilità di sottoscrivere anche telematicamente via web andando sulla pagina della raccolta firme, cioè noprofitonpandemic.eu per gli italiani /IT. E la battaglia che facciamo e la mobilitazione che adesso Mark sottolineava è una mobilitazione nazionale, europea, ma forse anche globale. Abbiamo l'occasione appunto di parlare anche con persone che vengono dal di là dell'oceano. Do subito la parola a Armando De Negri che epidemiologo e rappresenta anche il Forum Salute Forum Sociale Mondiale, quindi a lui insomma il compito poi di ragionare su questa capacità di costruire appunto un'agenda alternativa, ma anche una capacità di battaglia a livello globale contro questa egemonia culturale che, come ci ricordava Riccardo, impone un certo tipo di scienza come soluzione di tutti i mali, mentre invece è proprio quel tipo di scienza che li crea. E su questo magari se vuoi puoi intervenire. Armando De Negri. Thank you very much. My Italian is not fluent enough to talk in Italian, so excuse me. I'll try to explain some of the main concerns we are dealing through this pandemic times. And as part of the World Social Forum on Health and Social Security, part of the Agora of the inhabitants of mankind and the earth. And at the same time, as a mandate holder at, in this expert mechanism on right to development at the UN Human Rights Council, I'd like to combine some aspects of the human right to health with the human right to social protections and the right to development. No? And using those references, I'd like to express that, well, it's not a surprise that all the structures that are organized around the capital interests are not answering to the real challenge of those aspects of the pandemics, especially in terms of the equality that must be achieved in order to make vaccination and access to many other goods something universal that could be fair with a fair access, no, to all countries and populations. And I must say that it's not a surprise, yes? If you allow me to translate some words, because okay. Otherwise I won't. Okay, excuse me, please. Armando, prima di tutto non l'ho detto, ma lui è brasiliano, cioè vive in Brasile, ma era molto colpita anche dal Covid. E diciamo, gli aspetti su cui voleva focalizzarsi sono appunto quelli del perché questo rapporto tra diritti umani e sviluppo economico è così contraddittorio. E in effetti, se guardiamo alle strutture di supporto all'economia, a come viene organizzato il sistema economico, questo è sempre e quasi sempre a contrasto con la capacità poi di avere una giustizia sociale, una giustizia e un rispetto dei diritti umani. E questo è a livello globale. Prego, Armando. Yes, thank you. So it's not a surprise that all those organizations, the WTO, no, the World Trade Organization, or all
the other institutions around the Bretton Woods system, they are not interested, no, to solve the inequalities we face in this ongoing process of the pandemic. But what they are doing is to assure the interests of the financial capital in this process. So it's very illustrative, the fact that in the last month of April, the big pharma communicate their own actionists, no, the stocks owners, that they will define the moment when this pandemic will become an endemy, no, will be endemics. And why this definition is so important for the big pharma is because, as it was mentioned by Vittorio, that the real profit will come in the next steps of these pandemics. They are promising that next year, the price of the vaccines will increase. No? They are promising bigger, no, profits, because the translation from pandemics to endemics will mean that we have a third, a fourth, a fifth, a sixth, no, vaccination waves in order to assure that the level of immunity could be maintained. And the different variants of the virus will be effectively treated, so, or avoided. So it means that we are talking about a very structured interest of the big pharma in order to transform the situation in a new stage of profit, no? And a new stage of dependency. That means that there is no interest in the wave of the intellectual property rights. There is no real interest into transfer technology to make possible to have a wider number of countries able to produce vaccines beyond the control of transnational, no? And it explains why there is a real war, no? It's a vaccines war among actors as China or Russia that try to have their own diplomatic policy in terms of the vaccine. So we are dealing with this complexity of interest, but the hegemony of the financial capital is kept, no, till now. Roberto? Yes. Questo appunto ci dice Armando che proprio sono queste organizzazioni internazionali del commercio, come WTO, come tutte quelle che fanno capo, diciamo, a queste organizzazioni internazionali, che servono semplicemente a garantire gli interessi, diciamo, delle big pharma, piuttosto che a curare, a dare piena soddisfazione della salute pubblica. E lo fanno adesso con una battaglia di spostare da pandemia a endemia la fase, diciamo, della malattia globale. Questo consentirà nel prossimo futuro, appunto, di avere la quarta o la quinta dose di vaccino e quindi di lavorare più per continuare a avere questi enormi profitti da parte delle grandi compagnie farmaceutiche, usando e continuando a mantenere questo stato di brevetti, quindi di proprietà intellettuale e tecnologica, senza consentire questo trasferimento di... Quindi questa si sta trasformando in una guerra anche geopolitica con Cina, con la Russia, con i propri strumenti, con i propri vaccini, che diventano armi di politica estera. Armando. So for the global South, what we are living in face of that is that it's clear now, and more clear than ever, that there is a very huge asymmetrics in terms of capacity to protect our populations, no? Not only because most of our scientific capacities were eroded by the privatization, no? The transnationalization of many of our capacities, but at the same time, and this is really incredible,
the maintenance of austerity policies despite the crisis, no? Not only the sanitary crisis of the pandemics, but the accumulated crisis that we have been facing the last years. It is very clear that that syndemic, I mean, the combination of many crises and fragilities of our populations are now exploited by a new offensive of the financial capital. It is very much represented by the fact that from this year, 2001 to 2002, 159 countries are reinforcing or adopting austerity policies. No? In the same moment, we are facing this enormous fragility of populations in face of the pandemics, but in face of all other crises that we accumulated, including the persistent economical crisis, we are now in face of the fact that austerity policies are reinforced. No? What means that our public capacity to invest in science, to invest in our own health and social protection systems, we reduce it because the architecture of the debt, the international debt, was reinforced, was much more restrictive. And the exchange of debt is very much increasing the dependency of the countries as well. That's why it's necessary to have a very clear target in our action, the political action, to attack the structure, the architecture of the financial capital interests, because if we don't change that, all the other related aspects, including the monopoly and oligopoly of the pharmaceutical big enterprise, will be reinforced, because it is reinforced through the power of expansion and the power of political incidence of the financial capital. No. So the degree of sovereignty of our countries to face the pandemics and beyond that is very much reduced. And in this sense, it's natural that the global policy becomes very conservative because it's related with this absence of freedom degrees for countries to adopt their own strategies due to the profound dependency of capital mechanisms in terms of debts, loans, and etc. Roberto. Sì, quindi Armando, riguardo diciamo alle, quello che è il Global South, cioè il sud del mondo, c'è una evidente asimmetria di quanto stiamo vivendo. Da una parte la crisi appunto che economica, e dall'altra il mantenimento di politiche di austerità che vengono addirittura in certi casi implementate, rendendo ancora più debole il sistema pubblico e quindi la capacità di avere una risposta adeguata, e al contrario un'offensiva del potere economico e finanziario che impone ancora una volta politiche di austerità che impoveriscono i paesi. E questo significa assolutamente politiche di austerità che vengono implementate rendendo Nicoletta. Nicoletta che aveva il microfono aperto, no, che appunto impediscono al potere pubblico di avere una risposta adeguata, e quindi da qui ne deriva la necessità di un attacco frontale non soltanto a livello diciamo di medico, di costruzione diciamo della sanità, ma una disarticolazione di quella che è l'architettura generale che il potere finanziario, economico e finanziario impone a livello globale. E la capacità di costruire una propria strategia si poggia proprio sulla capacità di reazione rispetto a queste politiche di austerità. So, in this sense, is very important that this agenda that was initially presented by Petrella, giving us a kind of wellness. No, I mean the whole picture of the different dimensions of our challenge could be understood as an integrated political agenda. Because, by one hand, we need to be very clear about the need of a new economical order. No,
a new international economic order. That's why I have been more and more closer to this debate of the right to development, no? Development that we need to define what it means in terms of development, because definitively is not a matter of economic growth isolated. It's not a matter of a new liberal policies for growth. It's something that could be and must be related with the sovereignty of our countries to develop their own capacities of knowledge. No, it's very significant, this debate about the cognitive capitalism, so the way we capitalism controlling the production and the benefits of knowledge are controlling our world life, especially in this digital era, and the need that we have to establish a very clear global strategy where the common goods, no, the could be a symbol of a new international order. And of course, we are far away from that, no? And we cannot make an illusion about the G7, G20, whatever, because they are definitely linked with the capital interests. But even in the multilateral system, we face a very negative correlation of powers, no? And it's necessary to reinforce our struggle on those spaces. I refer specifically to the fact that we have in the Human Rights Council now a struggle to adopt a treaty on right to development and a treaty on the relation of human rights with the transnational activities, no, or enterprise activities, where most of the problems that we are facing now in the pandemics are subjects of concern and subjects of a deep and important struggle among the interests of the global south and the north. No? Roberto. Yeah, sì. In questo senso, Germando, appunto, l'agenda che ci offre Riccardo Petrella, che ci ha prima annunciato, è una cosa molto importante e ci fa comprendere come ci sia una chiave di lettura generale che vada perseguita, a partire appunto dal concetto di sviluppo, cioè che cosa vuol dire, che cosa è uno sviluppo che non sia soltanto tecnologico e che non guardi soltanto ai profitti. E questo può avvenire anche a difesa di una nostra sovranità, la sovranità dei paesi e dei popoli, rispetto appunto alla gestione, al modo, al ruolo con cui il capitale mondiale governa i processi. E qui serve una mobilitazione che sia una mobilitazione globale. Siamo certi che non ci aspettiamo niente dai G20 o dai G8, ma neanche dai rapporti bilaterali tra gli stati, tra Europa e Sud America o tra diversi paesi. È soltanto siamo ancora ai primi passi e sicuramente non abbiamo rapporti di forza necessari, ma la cosa su cui dobbiamo lavorare è appunto costruire una mobilitazione globale. I would like to finish saying that there are some substantial bioethical questions and concepts that are important for us in this moment. First of all, we are observing that there is an increasing organization of the victims of the pandemics in the countries, no? Here in Brazil, we have at least three or four important national organizations that are in order to face, no, the impacts, the unfair impacts of the pandemics due to the lack of an anticipatory governance of the Brazilian government to protect the population, due to the maintenance of austerity policies despite the multiple crises that we are suffering. And at the same time, we can see that the future of those organizations of victims, people affected by the pandemics, making this political point, no, for our future debates is very important. And it corresponds to the bioethical principle of epistemic justice based on two components. One, the testimony justice, what means to be able to listen the people, no? To listen the needs of the people, the affected people in that.
And by other hand, the need of hermeneutic justice, in the sense that we have a big divide in terms of the information about what is substantial, what are the real reasons because we are not able to go through the vaccines as a mankind right, no? Or the fact that during the pandemic, we are increasing the privatization of common goods as water, no? And other goods. So the lack of epistemic justice based on the injustice of testimonies and the hermeneutic injustice is something very substantial. It's a bioethical principle that is very linked with these expressions of the cognitive capitalism. And by other hand, we need to go through the roots of the international law. No, the international law is a colonial law. I mean, reflects the limitations of the autonomous expressions of the global South in a very heavy heritage of the colonial times. And this new colonialism and imperialism is very present, no, in our international relationships. So in order to go through those law routes, we need to engage a very critical approach to international law, identifying not only victims and responsibles, but identifying the benefited subjects of that. And there we'll find the transnational capital and the financial capital. Those are the benefited by the crisis, because the excessive, the increasing and extraordinary accumulation of richness, asymmetric accumulation, it's a game of mutualisms in the sense that we concentrate richness and wealthy, and same time we produce more poverty and social exclusion. So there is the roots of the real international law. We need to change that. Maybe we can see that as a utopia like now, but I think that our ethical duty right now is to transform this utopia in an utopia, no? Something that we can claim here and now in order to transform the perspectives of our times. So it's a big task. And I'd like to thank you very much for this opportunity, for the very creative work that Petrella has been leading, no, in the Agora, in where I'm very glad to be part of that. And I think we need to claim for what is necessary, to claim for the impossible in these times in order to make our life better. Thank you. Grazie. Armando chiude il suo intervento raccontando un po' quella che è l'esperienza anche del Brasile, cioè dove ci sono appunto un attacco, diciamo, che alle popolazioni indigene, soprattutto rispetto a quello che è successo con la pandemia, ma ci sono anche movimenti e associazioni che aiutano le persone in difficoltà. E questo, diciamo, epistemica ingiustizia. E quindi bisogna ritornare un po' a ascoltare quello che sono i bisogni e le necessità delle persone, ma anche capire quali sono le risposte da dare alle persone. Quindi costruire una nuova giustizia fondata sulla bioetica e costruire dei percorsi di legge internazionale che partono dalla critica dell'esistente, cioè le leggi internazionali da oggi sono il frutto del colonialismo, sono la prosecuzione di un colonialismo e di un imperialismo che ancora oggi affliggono i paesi più poveri. E quindi dobbiamo costruire percorsi istituzionali che indicano appunto quali sono i colpevoli, quelli che si arricchiscono in queste condizioni, e invece provare a trasformare l'utopia nel possibile. E quindi grazie a Riccardo Petrella, all'Agorà degli abitanti della Terra, di cui anche Armando è parte, perché offre l'opportunità di lavorare insieme e grazie dell'opportunità di incontrarci ancora in queste occasioni per costruire insieme la speranza del futuro. E grazie ancora Armando e do subito la parola anche a Paolo Ferrero, che ci è stato di grande aiuto anche sull'aspetto tecnico, traducendo Manon,
Adesso un breve messaggio anche da parte sua. Paolo. Sì. Ciao a tutti e tutte, intervengo come vicepresidente del Partito della Sinistra Europea. E intanto per sottolineare come sia importante la proposta che Riccardo Petrella ha avanzato all'inizio di questo incontro. Il tema della conoscenza è oggi il tema fondamentale, non solo perché il potere viaggia oggi sulla conoscenza. Un tempo qualcuno diceva il potere viaggia sulla canna del fucile. Oggi il potere viaggia sulla conoscenza, che è anche in grado di produrre dei fucili e delle bombe più importanti di altri, più forti di altri, o di produrre dei farmaci più forti di altri. Quindi la conoscenza è un punto decisivo dell'attuale situazione del mondo. E la cosa drammatica a cui assistiamo oggi è la deprivazione della conoscenza. Voi pensate alla vicenda del Covid di cui stiamo parlando. Abbiamo da un lato chi, diciamo così, invoca gli sciamani, mettiamola così, ma dall'altra c'è un'accettazione acritica delle motivazioni dei banchieri come se quelli fossero la vera scienza. Per cui il conflitto che avviene in ogni bar del nostro paese tra coloro che difendono la scienza e coloro che invece dicono che è tutto un magna magna, è in realtà un conflitto in cui il popolo viene deprivato dalla possibilità di conoscere, di sapere, di controllare. Questo accade a livello italiano, ma a livello più generale. Allora a me pare che questo qui è il punto che pone Petrella, cioè visto che le classi dominanti ci stanno portando in un disastro, di cui il Covid è un emblema, e il modo in cui si affronta il Covid coi brevetti che fanno i soldi del multinazionale, le cose che diceva Agnoletto, e la ciliegina sulla torta di questo disastro, c'è bisogno da parte del mondo, dell'umanità, di riappropriarsi della conoscenza e di non lasciarla nelle mani di chi ha il potere, perché questo connubio conoscenza-potere è devastante per la distruzione non solo delle condizioni di vita delle classi subalterne, ma è devastante per la possibilità di costruire un'alternativa. Senza sapere, senza conoscenza, non è possibile costruire un'alternativa, non c'è santo che tenga. Allora, in questo senso, secondo me, la cosa che diceva Riccardo è fondamentale. Noi dobbiamo non solo limitarci alla sacrosanta opposizione, noi dobbiamo costruire una nostra agenda che non insegua semplicemente le kermesse teatrali dei potenti come il G20 di oggi, che non ha risolto nessun problema, perché gli africani continueranno a non essere vaccinati, i poveracci continueranno a non essere vaccinati e noi continueremo a litigare in Italia se va fatto il terzo vaccino e poi il quarto. Una cosa senza senso, visto che per l'appunto l'immunità di gregge in un paese solo non esiste. È una follia demente che fa finta di non vedere la realtà. Quindi importante questo, è importante riuscire a passare, diciamo così, a tenere insieme l'opposizione e la proposta, e nella proposta il tema della conoscenza, della riacquisizione della conoscenza è un punto decisivo. Per questo mi permetto da dire, noi dobbiamo proseguire la battaglia che abbiamo iniziato mesi addietro sulla questione di togliere i brevetti e i vaccini, ma penso che oggi sia venuto il tempo di dire che noi questa battaglia la dobbiamo accompagnare ad una proposta più generale, e cioè, visto che i vaccini che ci sono non riescono a stare dietro a tutte le varianti, bisognerà proseguire la ricerca. Noi avanziamo una proposta che questa ricerca, invece che essere fatta multinazionale per multinazionale, uno contro l'altro armati per portare a casa profitti, si rilanci quest'idea di aprire una ricerca cooperativa
nel mondo della scienza per trovare il vaccino più efficace possibile, che questo sia dall'inizio fuori dai brevetti e che questo sia la risposta oggi dell'umanità al tema della pandemia su questo versante. E quindi penso che noi, mentre facciamo la sacrosanta battaglia per togliere i brevetti, dobbiamo porre il problema a tutti gli scienziati, a tutto quel sapere che c'è in giro per il mondo, di come diavolo si apre un percorso di ricerca che non sia già intrappolato all'inizio dentro la gabbia delle multinazionali, perché questo è il nodo. E allora forse noi 20 anni fa facevamo Genova e parlavamo il social forum, forse oggi il social forum che va a fare è un social forum della conoscenza che metta direttamente in campo i saperi sociali anche su questa vicenda del vaccino. Cioè dobbiamo essere capaci, credo oggi, non solo a contestare le scelte dei potenti, ma anche a trovare dei percorsi che permettano di mettere in pista un percorso alternativo. Perché il sapere c'ha un vantaggio che è vero che può essere concentrato, ma è anche vero che è diffuso. E oggi una ricchezza di questa umanità è che c'è molto sapere in giro. Il problema è di riuscire ad organizzarlo al di fuori della logica del profitto. Questo a me sembra dovrebbe essere il segnale il giorno in cui il G20 si chiude come un nulla di fatto, che noi non solo ci battiamo per superare i brevetti sui vaccini, ma ci poniamo il problema di vedere come è possibile, mettendo assieme queste conoscenze, senza passare attraverso le multinazionali. Grazie a tutte e tutte e buona prosecuzione. Grazie, grazie Paolo, grazie anche per la proposta che la Giustizia europea promuoverà. E credo, insomma, che Transform Europa, di cui sono parte, è sicuramente interessata a non limitarsi in questo senso. E ci scrive Alassane che dall'Africa, che ha una connessione molto limitata, e magari avremo l'opportunità magari di sentirlo in un altro momento. Do adesso la parola a Nicoletta Pirotta, di IFE Italia, e prego. Ok, intanto come sempre ringrazio Roberto Morea, Riccardo Petrella e anche Roberto Musacchio per l'invito, che mi consente ovviamente di mettere l'accento su alcune questioni che riguardano la salute, in particolare la salute delle donne, che credono siano importanti. Però prima di entrare nel merito degli argomenti che toccherò, volevo ribadire un concetto che probabilmente non ha nulla di originale, ma che credo sia importante da sottolineare in questo momento, e cioè che la salute non è soltanto assenza di malattia. Abbiamo assistito e stiamo assistendo ad un'estate che è stata gravida di situazioni davvero pesanti. Abbiamo visto padroni, uso ancora questo termine perché credo che sia il caso oggi di fronte alle cose che stanno avvenendo, in particolare sul piano dei licenziamenti, sia utile usare una parola antica ma ricca di significato come questa. Abbiamo visto padroni che addirittura dicono che vi saranno licenziamenti attraverso mail, come se appunto i lavoratori e le lavoratrici non siano altro che numeri. Abbiamo visto sconvolgimenti climatici, i cambiamenti climatici che ormai, a prova di quelli che ancora non lo ritengono possibile, hanno ricadute pesanti sulla vita delle persone, perché abbiamo visto anche in Italia, insomma, un nord devastato dalle inondazioni e da veri e propri uragani, un sud devastato dal gran caldo, che ha determinato ovviamente anche una condizione di vita difficile per le persone. E abbiamo visto ultimamente con il ritiro degli USA
dall'Afghanistan, abbiamo visto tornare prepotentemente in gioco appunto una guerra che questa volta è giocata all'incontrario, ma guerra comunque è, a riprova del fatto che le questioni che riguardano il lavoro, le questioni che riguardano l'ambiente, le questioni che riguardano la guerra hanno ricadute pesanti anche sulla salute delle persone, che appunto è un insieme di tante cose, non è soltanto assenza di malattia, ma è anche appunto la possibilità di un benessere complessivo che tenga insieme gli aspetti economici, sociali ed anche psicologici ed anche individuali. Quindi, come dire, il fatto che ci si incontri e si ragioni su tutti questi aspetti su cui stiamo ragionando oggi, credo che sia cosa buona. È cosa buona anche perché sono molto d'accordo con quello che diceva poco fa Paolo Ferrero, ma soprattutto quello che con cui ha aperto Riccardo Petrella, cioè il ruolo della conoscenza. Io aggiungo anche il ruolo della conoscenza e la costruzione collettiva di pensiero critico, perché credo che ce ne sia un gran bisogno, cioè penso che dobbiamo assolutamente costruire una narrazione condivisa che sia alternativa a quella dominante, perché altrimenti diventa difficile anche costruire mobilitazioni, diventa difficile anche costruire iniziativa, se non vi è un orizzonte di senso alternativo che, come si può dire, che convinca, che renda partecipi il maggior numero possibile di donne e di uomini. Ecco, queste sono due premesse, come dicevo, non particolarmente originali, ma come dire, che credevo utili in questo contesto. Io interverrò soprattutto come contenuti su due questioni. Una è la questione del welfare, che ha molto a che vedere con la salute, perché anche attraverso la rete di servizi sociali ovviamente si costruisce benessere oppure malessere per le persone. E allora è utile ricordare che il modello di welfare col quale siamo entrati dentro questa pandemia nella quale ancora siamo, tengo a sottolineare anche questo, era un welfare sostanzialmente ormai cioè diventato welfare di mercato. Ricordo che su sollecitazione europea nel 2013 la Cariplo, la Compagnia San Paolo, la Banca Prossima, le alleanze di cooperative hanno varato il manifesto per l'alleanza tra la finanza e le grandi reti di rappresentanza del terzo settore, con l'obiettivo di creare un nuovo welfare che ha accentuato in maniera parossistica i caratteri di mercato e di privatizzazione, con società private che vendono sul mercato appunto del welfare cioè prodotti legati ai bisogni delle persone, penso per esempio alle case di riposo, ma non solo, società private di supporto, per esempio i broker assicurativi, che hanno fatto sì che tutto il terzo settore, quindi anche le cooperative, anche le associazioni di terzo settore, nella sostanza hanno dovuto adattarsi a questo nuovo modello di welfare, dando vita a quello che si può chiamare un mutualismo di mercato. Ecco, ci si aspettava che di fronte alla pandemia un simile modello di welfare, ci si aspettava, o perlomeno si aspettavano coloro i quali si dimenticavano di stare dentro un sistema capitalista che fa del profitto il cuore del proprio interesse, ecco, si è dimenticato appunto che un sistema del genere non potesse assolutamente rispondere in maniera positiva, ritornando a un welfare capace di rispondere davvero ai bisogni delle persone, tanto che nel piano nazionale di ripresa e di resilienza di Draghi non vi è parola di nessuna trasformazione di questo sistema, benché arriveranno delle risorse tali per cui sarebbe possibile ipotizzare una modifica, ma invece questa modifica non ci sarà. Non siamo soltanto noi a dirlo, cioè quelli che vogliono abbattere il sistema capitalista, ma ho avuto l'opportunità, grazie a mia figlia che fa quel lavoro, di partecipare ad alcuni seminari degli assistenti sociali e anche loro, proprio da professionisti, hanno messo in luce come questo piano
il recovery plan del governo Draghi non risolve affatto, perché anche se mette a disposizione delle risorse, poi non dice dove queste risorse devono andare, per fare che cosa, e soprattutto non chiarendo appunto quali sono i livelli essenziali di assistenza che si vogliono garantire, e quindi, come dire, buttando fumo negli occhi. Nel contempo nulla viene detto altresì sulla questione gravida di inquietanti ricadute della regionalizzazione dei sistemi di welfare, perché questa regionalizzazione ha prodotto nei fatti una diseguaglianza che ormai è diventata insopportabile. Vi faccio solo un esempio. La media della spesa sociale pro capite del nostro paese è di 124 euro. Ebbene, a Bolzano questa media sale a 540 euro, in Calabria scende a 22 euro. Ora capite bene che di fronte ad una divaricazione così forte di spesa sociale pro capite, evidentemente vuol dire che ci sono intere regioni nel quale non viene più data nessun tipo di risposta ai bisogni, determinando ovviamente anche sul piano del welfare una situazione che è veramente che ha ricadute veramente forti, tanto che le stesse organizzazioni degli assistenti sociali appunto denuncia che si sta assistendo ad un impoverimento non solo economico, ma altresì psicologico, ma altresì individuale, ma altresì sociale, di dimensioni bibliche. Ecco, di fronte a tutto ciò, né il G20 né il piano nazionale di ripresa e resilienza dice alcunché, se non riconfermare quanto è stato ovviamente fatto prima, quindi tutto mercato anche all'interno del welfare. Devo dire però che all'interno di questa situazione non siamo soltanto noi a denunciare questo modello di welfare che va cambiato, ma vi sono altresì associazioni, cooperative che anche se non sono a fianco a noi in alcune battaglie, sono però interessati a rimettere in discussione il modello di welfare col quale siamo entrati nella pandemia, per ripensare ad un welfare differente. Recentemente a Padova vi è stato un seminario molto interessante sulle trame di territorio, nel quale per esempio una sociologa, Franca Olivetti Manucchian, che non è persona rivoluzionaria, ha ribadito come la società non esiste di per sé, ma si costruisce nelle relazioni, nelle esperienze concrete che vanno concettualizzate per trarne indicazioni metodologiche capaci di produrre trasformazioni, transizioni, passaggi che mettano al centro le persone e la cura di esse e del territorio. Ecco, la cura è tornata quindi ad essere un elemento centrale anche in questa discussione. Una cura che, come abbiamo ribadito più volte, non è il rimedio o il farmaco ad un sistema malato, ma è la rimessa in discussione, il cambiamento di paradigma di questo sistema, perché è l'unico modo per cui si possa davvero pensare di costruire benessere. Segnalo a questo proposito un bel libro sulla rivoluzione della cura, che è stato redatto da un collettivo inglese, Care Collective, formato da giovani attiviste in diverse parti del mondo che stanno facendo esperienze importanti di neomutualismo e di autogestione, i quali individuano come possibilità per ricostruire un nuovo welfare quattro cardini fondamentali, che sono il mutuo soccorso, lo spazio pubblico, la condivisione di risorse e la democrazia di prossimità. Ecco, io credo che vi siano davvero tante esperienze diffuse, tante pratiche diffuse, e quindi io credo che accanto alle iniziative, accanto alle mobilitazioni, ci sia anche forse la necessità di lavorare per costruire convergenza la più ampia possibile, ovviamente fondata su un'idea di cura che vuole trasformare l'esistente e non curarlo, perché curarlo è praticamente impossibile. Ecco, io credo che anche la pratica della convergenza sia una pratica che aiuti la questione, cioè che aiuti anche il benessere, che aiuti anche la
la salute di ciascuna e ciascuno di noi. Chiudo ricordando ancora una volta l'importanza della salute riproduttiva delle donne, perché su quella partita lì, cioè, si gioca davvero una partita a livello globale molto forte. Ricordo che al di là della Turchia che è uscita dalla convenzione, al di là della Polonia e della Ungheria che ovviamente ancora rimettono in discussione le legislazioni sull'aborto, e questo lo sappiamo bene, recentemente in Texas una dichiarazione della Corte Suprema ha impedito che ci potessero essere leggi migliorative sull'aborto degli Stati Uniti. Questo a dire che questa questione della difesa della salute riproduttiva e sessuale delle donne è questione che riguarda tutto il mondo e sulla quale dovremmo portare attenzione. Non sto a ripetere quanto in Italia l'aborto non sia un diritto garantito, perché l'obiezione di coscienza, che ormai è all'80%, lo rende non esigibile, però converrebbe proprio farne addirittura una campagna, come si diceva, e alcune reti femministe lo stanno facendo, a partire da Torino, dalle Marche, e dalla Lombardia ed altre. Quindi, come dire, anche lì qualcosa si muove. Devo dire infinissimo che abbiamo accolto con favore la risoluzione del Parlamento europeo che sulla questione della salute riproduttiva e sessuale delle donne ha scritto parole importanti, sia per quanto riguarda l'aborto e consultori, sia per quanto riguarda anche i prodotti mestruali, eccetera, insomma tutto quello che riguarda la salute delle donne. Il problema, lo diceva anche Marc Botenga poco prima di me, è che a volte, troppo spesso forse, le risoluzioni del Parlamento europeo poi non vengono assunte né dalla Commissione europea né tantomeno dagli stati nazionali. Quindi anche su questo converrebbe costruire mobilitazioni e converrebbe ovviamente aumentare la consapevolezza e la coscienza. Grazie. Grazie a te, Nicoletta, e hai a volte nominato la cura e il lavoro. Volevo dare il lancio ad Alberto Zoratti, che con noi ha costruito questa rete appunto della Società della Cura, e che oggi si sta occupando appunto dei problemi del lavoro. Alberto? Sì, eccomi Roberto, scusatemi ma sono in una situazione abbastanza precaria, spero mi sentiate. Ti sentiamo. Allora, intanto grazie per questa opportunità che mi avete dato e grazie per tutti gli interventi precedenti. Allora, sono in situazione precaria perché in questo momento sono a Prato, in piazza, e proprio recupero un po' quello che tu stavi dicendo, che quello che stava dicendo Nicoletta in introduzione. Sono a Prato in piazza perché pochi giorni fa, venerdì scorso, un presidio di alcuni operai della Texprint, che è una piccola impresa tessile del macrolotto di Prato, del distretto tessile di Prato, sono stati arrestati sotto il comune di Prato perché stavano facendo uno sciopero della fame. Uno sciopero della fame che è legato alle loro condizioni di lavoro, cioè noi qua stiamo parlando di persone che stanno lavorando sostanzialmente 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 4 euro all'ora. Allora, perché vorrei inserire questo ragionamento all'interno di un ragionamento più ampio legato alla salute? Perché, come dire, il grande assente di questa pandemia sono state le condizioni di lavoro e soprattutto le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nelle fabbriche. Noi ricorderemo l'anno scorso, quando Confindustria, soprattutto in Lombardia, stava spingendo perché le fabbriche rimanessero aperte a prescindere dal livello dei contagi, perché la produzione non poteva essere messa in discussione, chiaramente, no? Le logiche di profitto, come tutti sappiamo spesso nel teorico, in quel momento si sono riprodotte dal punto di vista pratico e concreto. Ecco, questo livello, di insicurezza sul lavoro si è purtroppo toccato con mano e si sta toccando con mano nei tanti distretti, paradistretti industriali, compreso quello tessile di Prato. Grazie alla lotta dei sindacati di base del SICOBAS con la Texprint c'è stata la possibilità, e mi verrebbe quasi da dirlo ironicamente, da parte dell'Ispettorato del Lavoro di fare una sessantina di indagini, per così dire, no? Quindi sono state controllate circa 57 imprese del distretto,
di queste 57 imprese, 57 sono state trovate fuori regola. E questo è curioso perché stiamo parlando di un'Italia che con il PNRR per la post pandemia sta spingendo per una ripresa e per un rilancio, parlando di sostenibilità. Noi abbiamo persino dei ministri che alla sostenibilità hanno fatto la loro fortuna, sto pensando a Cingolani, ma non soltanto. Ecco, questa sostenibilità, se poi si alza il tappeto del decoro della città di Prato, si trova la polvere dello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi verrebbe da dire un passo in più: lavoratori e lavoratrici, spesso stranieri, in questo caso pakistani, che vedono, come dire, il loro contratto come, come dire, strettamente collegato al permesso di soggiorno. E quindi, come dire, se fai degli scioperi e se blocchi i camion, ti denunciano, il permesso di soggiorno non te lo danno e così non hai neanche il contratto di lavoro, con un cappio intorno al collo che è un cappio devastante. E questo però, e vorrei continuare su questa linea perché credo che poi sia importante molto l'intersezionalità e anche l'importanza di come in realtà un certo tipo di società civile stia nuovamente rialzando la testa. Questo non è solo il territorio della TechSprint, però è anche il territorio di GKN, cioè di quell'impresa che citava precedentemente di sfuggita Nicoletta, che si è vista dal 9 di luglio 500 email che dicevano: potete anche non tornare al lavoro stamattina perché tanto la fabbrica è chiusa. Allora, quella fabbrica e quei lavoratori e quel collettivo di fabbrica avrebbe potuto fare come fanno tanti lavoratori purtroppo, cioè affidarsi nelle pratiche consuete della contrattazione sindacale, no? E quindi, diciamo, del braccio di ferro sindacale. Questi lavoratori hanno deciso una cosa diversa. Prima di tutto organizzare un'assemblea permanente, riprendendosi la fabbrica e impedendo alla proprietà di portarsi via i macchinari, perché, come dire, questa fabbrica sarebbe stata e dovrà essere delocalizzata in Polonia. Fanno semiassi, quindi tutto ambito automotive, e insomma, se pensiamo a quello che sta succedendo alla Giannetti Ruote, alla Sevel e a tante altre, capiamo l'impatto pesante che potrà esserci di una ristrutturazione di un mercato che viene giustificata con la transizione ecologica, ma è solo esclusivamente una giustificazione. È un tentativo di mettere contro i diritti dell'ambiente e contro i diritti del lavoro, e questo penso che sia una cosa che noi dovremmo smascherare. Vuol dire, questi lavoratori non sono riusciti soltanto a tenersi i macchinari e a organizzare un'assemblea permanente, ma sono riusciti a far crescere una solidarietà a livello del territorio sotto l'hashtag Insorgiamo, che ha fatto sì che centinaia di persone appoggiassero l'assemblea permanente e appoggiassero l'occupazione della fabbrica e organizzassero una serie di mobilitazioni che vedrà il suo apice il 18 di settembre qua a Firenze. Perché il 18 di settembre, grazie anche a un tour che i lavoratori stanno facendo in spazi occupati, presso fabbriche, presso territori in lotta, il concetto è ricominciare nuovamente a far sì che questa frettura che si è creata qui, e che è una frettura che parla di diritti del lavoro per lavoratrici e per lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute sui luoghi di lavoro, di rispetto delle differenze, diciamo, questa frattura possa diventare una faglia di Sant'Andrea che possa attraversare tutto il paese. Questo è una speranza, questo è un auspicio, ma questo mi verrebbe da dire, da questo territorio in lotta è anche un po' una mezza convinzione. Cioè, io ho la sensazione che un po' come erano i consigli di fabbrica di una volta, che non si occupavano solo delle vertenze specifiche, ma si occupavano anche della questione dei diritti molto allargati. Io sto pensando, come dire, alla grande stagione dei consigli di fabbrica degli anni 70, che poi purtroppo per tanti motivi venne messa in discussione anche per una deriva neoliberista del nostro paese, ma diciamo, con quella filosofia, questo consiglio di fabbrica, questo collettivo di fabbrica sta connettendo le diversità, e le diversità stanno rispondendo. E io credo che, insomma, possa essere un precedente molto importante, e un precedente che chiaramente tocca tangenzialmente alla questione della salute in senso stretto, ma, come dire, accoglie molto la necessità di questo paese di interrompere la pace sociale che fino all'altro ieri è stata semplicemente: siamo tutti sulla stessa barca, anche se io c'ho un piroscafo e voi c'avete le zatterine. Allora, non siamo tutti sulla stessa barca. Chi è sul piroscafo è classe sociale e ha consapevolezza di esserlo. Quello che si sta facendo qua e si sta provando a fare è mettere insieme le zatterine per avere la consapevolezza che tutti noi con le zatterine siamo la classe delle zatterine. Quindi cercare di comprendere e far comprendere che c'è la possibilità di trovare una convergenza, interessi comuni per controbattere rispetto alla classe imprenditoriale che ha fatto troppo e ha raccolto molto negli ultimi 40 anni, mi verrebbe da dire, dalla Fiat in poi, dal 1980 in poi. È
vado in conclusione, è un piccolo tentativo, però io vorrei porvi questa cosa un po' romantica, perché poi io quando mi infilo nelle mobilitazioni divento anche un po' così. Nel 1994 un piccolo territorio, una piccola penisola, diciamo, del Messico, si oppose contro il NAFTA. Cioè era un gruppo di indigeni che nessuno conosceva nel Chiapas, che diventò un esercito zapatista di liberazione nazionale che camminava domandando, peraltro senza usare le armi, e si oppose a uno dei più grandi accordi di libero scambio del pianeta ai tempi, che era il NAFTA, che univa Canada, Stati Uniti e Messico. Ecco, quell'esercito non fu soltanto un simbolo, diventò anche un movimento di liberazione per i popoli indigeni. Allora, è vero che a volte delle faglie, anche molto piccole, possono creare sismi. E quello che noi stiamo cercando di fare qua è quello che io penso sia il merito di questo collettivo di fabbrica. Sono un piccolo epicentro, ma da questo epicentro potrebbe arrivare un terremoto che forse potrebbe cambiare la geografia sociale di questo paese. E questo ce lo auguriamo un po' tutti. Noi ce lo auguriamo insieme a te, evidente. E veramente grazie per la testimonianza, anche in condizioni così precarie, però ti sembrava importante e avere anche una testimonianza di questo mondo, che anche questo diciamo necessita di un pensiero lungo e di una capacità appunto di mettere in discussione le tecnologie, le conoscenze così come vengono applicate appunto dai dominanti, come dice il maestro Riccardo Petrella. E do la parola adesso a Rosa. Grazie a te, Alberto. Ma grazie per avermi dato la parola, ma io ho ascoltato davvero con molta attenzione tutti gli interventi e voglio anche farlo pubblicamente con un ringraziamento a Riccardo Petrella, che ci sollecita molto nella ricerca, diciamo, di mettere anche in evidenza le nostre ragioni, perché noi sappiamo che abbiamo ragione, però a volte non lo sappiamo neppure, come posso dire, raccontare. E quindi il lavoro che Riccardo ha fatto di provare a scrivere delle cose importanti sulle quali aprire un confronto che non si fermasse dentro le stanze, ma anzi addirittura con la tecnologia andasse oltre, io penso sia un fatto rilevante. Intanto anche per far conoscere quello che si fa, cioè non siamo tutti piegati. Io credo, per esempio, stando anche all'ultimo intervento che ha fatto Alberto Zoratti, credo proprio, e tutti gli interventi ci sono stati, insomma, noi abbiamo bisogno davvero di immaginarcela una rivoluzione, perché io non penso che basti tornare neppure agli anni 70. Quello che è accaduto è che c'è una mercificazione selvaggia delle vite delle persone, della salute, della scuola. Le istituzioni sono sempre meno pubbliche, appartengono sempre a gruppi di interessi. Se penso al nostro partito e all'inizio degli anni Ottanta, mi viene in mente la coniazione del termine azienda Italia, e quindi la logica che stava dietro questa cosa è che tutto diventa azienda e tutto deve diventare anche logica del profitto. Allora io penso che oggi la questione a cui guardare, la necessità che io avverto, è che si ritorni addirittura, diciamo, forse alla fine dell'Ottocento, all'inizio del secolo scorso, del Novecento, quando un grande movimento operaio, un grande movimento sindacale decide di togliere al mercato pezzi di vita che il mercato deteneva da molto tempo, dalla questione di togliere i bambini dalla produzione, quindi diciamo togliere la vita, no, asservita al sistema di produzione, alla tripartizione della giornata, che simbolicamente è davvero un elemento rivoluzionario, per cui tu appunto dici: io do 8 ore della mia vita, del mio tempo quotidiano alla,
alla produzione, alla, anche diciamo, alla produzione di servizi e magari alla produzione di merci, soprattutto come era in quel periodo, ma poi appunto ho diritto a riappropriarmi del tempo e io tolgo al mercato una parte della mia vita attraverso il tempo. Ecco, questo paragone mi sono sentita di farlo, mi è venuto in mente ascoltando gli interventi, perché c'è poco da fare. Noi ieri abbiamo fatto un presidio qui a Roma, abbiamo parlato della questione dei brevetti, dei vaccini, della pandemia, ed è esattamente questo il tema, che oggi noi siamo di fronte al bivio che o si sceglie il mercato, la merce, o si sceglie la vita delle persone. E la vita delle persone è fatta naturalmente di tante cose. La questione dei brevetti, su cui appunto ringraziamo Vittorio e noi con lui di questa ICE sulla quale stiamo raccogliendo le firme, del resto ci parla esattamente di questo. E abbiamo appunto coniato una sorta di slogan che dice: i brevetti o la vita, perché c'è poco da fare, le due cose comportano una scelta di fondo, e siccome nessuno ci regalerà questa cosa, noi dobbiamo fare, come stiamo facendo, la nostra parte. I racconti che facciamo sono anche portatori di conoscenze, perché noi diciamo e ci accorgiamo oggi attraverso la pandemia della deprivazione che abbiamo in un qualche modo subito, perché per esempio questo nostro paese è stato il paese che ha avuto la più bella riforma sanitaria nel 1978, e ha scelto il territorio, la prevenzione, la cura, appunto, no? Il prevenire la malattia. E però diciamo, questo è anche il paese in cui invece si è ritornati alla ospedalizzazione, si è tornati soprattutto anche qui a trasformare la cura in merce, per cui è avanzato grandemente a partire dalla Lombardia la sanità privata, le strutture private, e questa cosa l'abbiamo potuta toccare con mano esattamente all'insorgere della pandemia. Allora io non voglio farla lunga, perché naturalmente sono in sintonia intima proprio con molti degli interventi che qui ci sono stati. Io penso che, con tutta la modestia del caso, ma con la caparbietà e la volontà appunto di provare a farlo un salto in avanti, io credo che noi dovremmo appunto cogliere questa occasione in cui le persone un po' di più riflettono su se stesse, perché per molto tempo non si rifletteva più sulle nostre vite, su che cosa ci stavano portando via. Oggi le tocchiamo invece con mano, e quindi avere la possibilità, attraverso questa vertenza, questa lotta, questa battaglia che stiamo facendo, intanto di non parlare soltanto della nostra casa, del nostro quartiere o della nostra città, ma di avere una visione verso il pianeta. La questione dei brevetti è una questione che non parla solo di noi e del nostro territorio, ma parla appunto dell'esigenza che la tutela della salute e la lotta alla pandemia sia una tutela che appunto diventi planetaria e che non faccia, come sta facendo invece, la salvaguardia soltanto dei paesi e delle persone più ricche. Quindi è una causa giusta la nostra, ed è una causa che va rivendicata, va portata avanti, perché anche attraverso questa causa arrivano i principi appunto per cui noi siamo contrari all'idea che tutto sia merce. Non è merce il lavoro, così come ci raccontava Alberto Zoratti da Prato, ma non è merce appunto il lavoro, non è merce la salute, non è merce il territorio, che appunto crolla appena c'è una pioggia un po' più forte di un'altra. E quindi io penso che dobbiamo avere, come c'è stato un tempo in cui questo ce l'avevamo, un'idea appunto
complessiva, globale, in cui ci rimettiamo al centro perché pretendiamo di essere appunto persone portatrici di sapere, di conoscenze, perché non è vero che la conoscenza è privatizzata. La ricerca è pubblica spesso, ma il pubblico non mette, tra virgolette, a profitto, non sviluppa le conoscenze che avvengono per esempio in molte università, mentre le aziende predatrici sono già lì, pronte a prendersi quello che viene scoperto e a trasformarlo appunto in merce. E allora noi, per esempio, la battaglia perché ci siano investimenti reali e ci sia anche un'alterità della ricerca scientifica pubblica è l'altra chiave che ci dice appunto del vuoto che si è creato e dei profitti che ci sono stati. Ecco, io non voglio aggiungere molto altro a questo mio intervento, che naturalmente è, diciamo così, prova a toccare diversi punti, perché la gran parte delle cose sono naturalmente state dette. Però io penso che appunto la nostra battaglia, la nostra iniziativa, la ricerca a cui per esempio Riccardo ci richiama spesso, e io appunto sono d'accordo, è proprio, deve avere anche un'ambizione larga, cioè noi dobbiamo combattere lo sfruttamento che appunto si sta facendo sul pianeta e sulle persone, e dobbiamo evitare che appunto questa politica predatoria che si prende tutto e non riconsegna non riconsegna nulla sia diciamo così ostacolata e combattuta da parte di tutti noi. Per questo mi sono permessa di usare una parola così importante come rivoluzione, perché comunque la prendiamo, di questo abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di sovvertire l'ordine delle priorità culturali che si sono insediate oramai da troppo tempo, e la questione dei vaccini è questione che parla di questo, non è un'altra cosa. Se noi vinciamo rispetto alla questione dei brevetti, avremo fatto, diciamo così, non una piccola ma una bella rivoluzione sul diritto appunto alla vita rispetto al diritto che il profitto rivendica. Quindi io mi fermerei qui, perché non saprei dire tanto bene le cose come altri prima di me hanno detto. Grazie Rosa. E vedo che c'è Hassan in collegamento, non so se ha la possibilità di aprire il microfono, se riesce a parlare. Hassan, tu lì? Est-ce que tu peux parler? Vas-y. Non credo. T'entends mal. Ah, ouais. Non t'entendo pas. No, credo che abbia un po' di problemi. Quali altri? Vous m'entendez? Oui, allô? Maintenant. Oui, oui. Je vais essayer de mettre la vidéo. Je suis. Oui, je sais. Que... Je suis en Afrique, je suis désolé. Hein? Ah, bonjour, voilà. Bonjour à la salle. Voilà. J'ai quitté Clermont-Ferrand samedi, j'ai appelé Riccardo pour m'excuser parce que je savais que ça allait être compliqué. Là, je suis en Gambie là, depuis hier. Donc, j'ai eu des tas de problèmes de connexion. C'est juste il y a 20 minutes que j'ai réussi à me connecter. Voilà, merci, je voulais d'abord sincèrement, du fond de mon cœur, m'excuser de ce retard-là. I'm very, very sorry. Voilà. Et Riccardo, c'est quelqu'un de très important pour moi et... C'est quelqu'un qui m'a engagé sur tous ces combats-là qu'on mène. Moi, je mène le combat surtout dans la partie de mon pays d'origine qui est le Sénégal. J'ai vécu au Sénégal, j'ai quitté quand j'étais très jeune, j'avais plus à Clermont-Ferrand. Je m'occupe de tout ce qui est santé haute. Donc, je suis très heureux d'être là. J'ai pas très bien saisi tout ce qui a été dit parce que c'était en italien. J'en suis désolé. Voilà. Mais par rapport au thème qui nous concerne, pour ne pas monopoliser la parole, et vu que la connexion est très mauvaise ici, moi, le combat que je mène aux côtés de Riccardo et donc de vous, définitivement, parce que vous êtes des hommes bien, j'ai écouté ce qui a été dit, même si je n'ai pas compris, nous, c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, c'est tout ce qui tourne autour de la santé,
de l'éducation, de l'alimentation, et bien évidemment, on a rejeté la numérisation parce qu'on considère que maintenant, avec tout ce qui se passe sur Internet, autres, les pays aussi ont le droit d'avoir accès à la numérisation. Et malheureusement, comme disait Ricardo quand on s'est vu à 7 il n'y a pas longtemps, c'est que de plus en plus sur ces piliers-là que je viens de vous citer, de plus en plus les gaps se creusent entre l'Afrique et les pays dits nantis, que ce soit l'Italie, la France, l'Europe, les États-Unis. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Afghanistan. Moi, du côté d'ici, là où je suis là actuellement, où je vous parle, il y a quand même des entreprises internationales qui viennent maintenant. Ce n'est plus l'Europe qui vient, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est la Russie qui viennent, qui proposent de, comment dire ça, à côté d'assurer la sécurité des gens, de vendre des armes et puis de piller quand même tout ce qui fait... qu'un pays puisse exister, quoi. Vous avez ici maintenant des terres qui sont vendues à 0 euro à des investisseurs pour 90 ans quand même. Ça arrive pendant 90 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire de la terre. Les universités sont privatisées. Le vaccin Covid, vous savez ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent, qui vendent le vaccin à des prix quand même qui ne sont pas au prix que vous connaissez vous en Italie ou en France. Tout le monde fait du business quand même autour de la pauvreté de l'Afrique. Et quand je parle de pauvreté, c'est même pas la pauvreté intellectuelle, c'est vraiment la pauvreté financière économique où tout le monde vient profiter, mais pour développer, il n'y a plus personne. Donc, l'éthique, l'équité dans l'humanité, dans faire que tout le monde soit heureux et que les richesses soient partagées, je sais que c'est le combat de Ricardo. L'Afrique vraiment est très mal placée parce que aujourd'hui l'Afrique subit une guerre entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie. C'est qui va maîtriser l'Afrique, qui va piller les ressources de l'Afrique. Et la jeunesse africaine est très perdue. Donc quand ils prennent les bateaux pour venir en Italie, à Lampedusa ou ailleurs, sachez juste que c'est vraiment que c'est des gens perdus, quoi. Ça dit qu'ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas d'avenir. C'est vrai qu'ils ne doivent pas venir ou voir les conditions dans lesquelles ils viennent, mais quand ils font ça en quittant leur famille, c'est parce que c'est vraiment des gens qui n'ont plus de perspective, quoi. Oh, l'Europe doit pouvoir aider à avoir ces perspectives-là. Voilà un peu, et moi, c'est tout ce combat que je mène du point de vue santé et pharmacie, avec Ricardo maintenant à mes côtés depuis maintenant 2 ans, et j'en suis très heureux et je suis heureux d'être là. Et encore une fois, je suis vraiment désolé, j'avais prévu de me connecter, mais la connexion était très mauvaise. Heureusement que j'avais prévenu Ricardo le samedi pour dire, je pars en Afrique, la connexion était très mauvaise. Voilà, je suis là, je suis avec vous et désolé encore d'avoir monopolisé la parole. En tout cas, je suis très heureux et merci. Very glad pour être avec vous. Merci. Bien, Alassane. Merci. Thank you. Ouais. Beh, per chi non comprende bene il francese, intanto ringrazio Hassan perché anche in condizioni precarie è riuscito a connettersi anche dall'Africa. Un'Africa che ancora una volta vede aumentarsi con il gap tra appunto l'Africa e il resto dei paesi ricchi, guardano sempre più all'Africa come un punto di terra di conquista e anche se diciamo lo scenario è cambiato, adesso la Cina e la Turchia cominciano a giocare anche loro un ruolo alternativo all'Europa, all'Unione Sovietica, alla Russia. Sì. E quindi l'Africa continua a avere questo monopolio anche economico delle potenze coloniali che negli anni hanno oppresso e privatizzato ogni possibile sistema pubblico, a partire da quello dell'università. Quindi l'Africa sconta anche una povertà che non è una povertà intellettuale, ma semplicemente una povertà economica in cui queste potenze continuano a tenere soggiogata in modo da potersi scambiare
le ricchezze che il paese offre. E ringrazio Hassan anche per partecipare con Riccardo alle nostre iniziative e soprattutto alla costruzione di una mobilitazione su questi temi che sia a livello globale. Per ultimo ringraziare intanto i partecipanti, Armando che ci ha seguito da Brasile, Manon, Mark, e Paolo Ferrero, Roberto Musacchio che anche se non ha parlato ci ha tenuto la mano sulla testa, Nicoletta Pirota, Rosa Rinaldi e chiedere Alberto Zoratti e tutti voi perché è importante che noi si mantenga questo filo. Adesso la parola passa a Riccardo che meglio di me saprà indicarci i prossimi passi che sono appunto a partire da fine settembre questi due webinar che intendiamo fare, come diceva lui, per continuare a ragionare su questa costruzione di un'agenda alternativa e poi alla fine di ottobre con due appuntamenti, appunto della chiusura del G20 a Roma che ci vedrà coinvolti sia con la creazione di un evento online con il Caleidoscopio che vedrà la partecipazione di attori, di artisti di tutto il mondo, di tutta l'Europa per una contronarrazione di quello che è il G20, cioè quali sono le aspettative dei paesi, quali sono le aspettative dei popoli per cambio di strategia. E poi, come diceva prima, da Genova è partita la mobilitazione per il 30 di ottobre per una grande manifestazione, speriamo di fare il più possibile in presenza e il più possibile di massa, come si diceva una volta. E quindi adesso do la parola a Riccardo per con le conclusioni finali che prego di essere conciso. Grazie, non è per nessuna voglia né pretesa di concludere, anzi volevo anch'io aggiungere a quanto è stato detto i ringraziamenti, dobbiamo ringraziarci tutti reciprocamente per la buona volontà che abbiamo dimostrato, per la serietà e il rigore con quale abbiamo tentato di fare delle analisi e anche delle proposte, quindi un grande grazie. Collettivo. No, volevo semplicemente dire, siccome io prima di domani pomeriggio alle 5 non posso fare nulla, perché stasera ho di nuovo una Zoom fino alle 10, poi domani ho due sostenimenti di tesi e non sono libero prima delle 3, noi dovremmo però uscire con un piccolo documento e metterlo forse in circolazione, una proposta solo verso le 5 del pomeriggio. Mi sembra un po' tardi, per cui mi permetto di proporre che si faccia questo documento a conclusione proposta, una paginetta e mezza. Risultato di questo incontro, di questa Zoom che è stata molto ricca, e mettendo in forse, se posso usare di questi ultimi secondi, l'accento su due cose. Primo, è uno scandalo questo patto di Roma, ora anch'io l'ho guardato, è uno scandalo. Quindi primo dire domandiamo giustizia. Non possiamo accettare che questa gente, come diceva Paolo, faccia il teatrino, poi se ne va sorridendo e tutto va come prima. E il messaggio del G20 è che non conclude nulla, dire tutto va bene, fate come diciamo noi, e tutto andrà bene. Dobbiamo domandare giustizia, devono essere puniti, dobbiamo dirlo chiaramente. Questi dominanti, questa gente lì del G20, devono essere puniti, perché non si possono permettersi di fare quello che stanno facendo. Quindi domandiamo giustizia. Non lo so come, riflettiamo, chiediamo che si inizi a riflettere per una sessione del Tribunale contro i crimini dell'umanità, dei tribunali per la difesa dei diritti umani,
tentiamo di fare qualcosa, tentiamo di fare una giornata prima del 30 ottobre, una giornata mondiale di denuncia di questa impunibilità di questi criminali, di queste, perché dobbiamo chiamarli per quelli che sono. Sono dei predatori, sono degli illegali. Ecco tutta la logica della triade dell'inammissibile, la trinità dell'inammissibile. Stanno dimostrando, conferma, che sono irresponsabili, sono incompetenti, sono incapaci. Quindi prima parte di questo documento è dire: noi domandiamo solamente giustizia. Ci deve essere una giustiziabilità del comportamento dei dominati. Il comportamento dei dominati non può essere esente, come se fossero dei parlamentari che hanno immunità parlamentare. Ci deve essere qualche giustiziabilità di fronte a questo scandalo. Il secondo motivo, e questo si può ben dire, immagino in una mezz'oretta, in una mezza paginetta si può dire bene queste cose. La seconda, il secondo motivo è: domandiamo la mutualità, domandiamo di vivere insieme, domandiamo un'altra mutualità della vita. Non possiamo continuare a poi a protestare contro i dominanti e poi non essere capaci di collaborare. Anche noi, movimenti progressisti, siamo sempre divisi, ciascuno cerca sempre alla propria identità, alla presenzialità, al fatto che tutto ciò che gli altri dicono non è importante quanto quello che noi diciamo, eccetera, eccetera. Dobbiamo, e poi evitare, come, per questo sono contento che questa nostra Zoom ha avuto Alberto Zorati e Alassane Ba, perché Alberto ci ha raccontato di questo ritorno ai dannati della terra, che sono gli operai e noi tutti, e Alassane ci ricorda il ritorno al dannati della terra, che sono gli africani. E noi non possiamo concludere, fare un comunicato senza reinsistere. Noi vogliamo una mutualità mondiale, che dobbiamo fare un salto comportamentale forte, non etico, ma umano, che è quello che vogliamo costruire insieme e dobbiamo costruire insieme, e buttare via i predatori. Se sono dei disturbatori, dobbiamo dire: noi vogliamo costruire insieme loro, con loro il mondo, perché loro stanno distruggendo. Ecco, io direi, se diciamo qualcosina in una pagina e mezzo queste due cose, credo che ci meriteremo di bere domani sera un po' una piccola bottiglina con le bollicine, ecco. Grazie Riccardo, prendiamo l'impegno di scrivere queste righe. Je vous remercie Alassane. C'est un plaisir. Salut Alassane, merci. C'est un plaisir, merci beaucoup, merci à tous. Très bientôt, salut Alassane, merci, un abrazo. Grazie. Un abbraccio sia a Armando, molto. Ok, ça marche. Grazie Armando. Ora, Armando, tiene l'occasione, sì, va bene, alle 8, Va bene, allora grazie ancora a tutte e a tutti. E grazie Rosa, grazie Nicoletta. Ciao, grazie a voi. Grazie ancora. Grazie Roberto a te per l'ordinamento di stasera. Fantastico. Ciao Rosa, ciao. Ciao.